La bella bionda, avanzando sui suoi tacchi vertiginosi, baciò sulle labbra il perspicace maresciallo Gecchini. Io veramente. Ah, sì. Il maggiore Olivieri, come va? Ancora con questo maggiore, non mi hanno ancora promosso. Capitano, una chiamata da un centro termale vicino Spoleto. Una donna è morta. Qualcosa mi dice che abbiamo un sospettato. Il barista Fanelli, si chiama così, Fanelli. Voi l'avete interrogato? No, non l'abbiamo trovato, è sparito, non sappiamo manco che faccia c'è. C'è Marco, lo conosci? Marco. Ti devo dire una cosa, Anna. Maggiore, tenente colonnello. Avevo detto io che c'era area di promozione. Va bene, lo faccio entrare. Dispiace se ne parliamo dopo. Capitano Olivieri. Tenente colonnello Lucio Valente, agli ordini. Ah, vi conoscete? Sì, era il mio istruttore all'accademia. E tu la mia migliore allieva. A cosa devo questa visita? I miei uomini hanno trovato l'auto di Fanelli. E nel registro delle chiamate è saltata fuori proprio una conversazione con lei stamattina. Di 3 minuti. Lei era in contatto con un sospettato di omicidio. Come mai? Franco Fanelli è mio fratellastro. Quella a cui fai riferimento è una conversazione privata. Perché nostro padre sta molto male e mi ha chiamato per avere aggiornamenti. Oppure l'ha chiamata per sapere cosa fare e le l'ho avvisato che ero sospettato. Conosco le regole e le rispetto. Da suo dossier non si direbbe. Mi riferisco al caso di Sergio Lacava. Anche allora ha agito senza avvisare i suoi superiori. E quella leggerezza ha messo in pericolo il capitano Olivieri. Perché non mi hai detto che hai un fratello? Fratellastro, non è mio fratello, è figlio di mio papà e della sua amante. Ti va di andare al mare? Domani c'è scuola. E allora? Piano, non hai mai tagliato? Sì. Cioè no. Che c'è, non hai il coraggio? Certo che ce l'ho il coraggio. Bene. Allora dimostramelo. Allora, su internet stanno pubblicando un romanzo, un autore misterioso, segreto, sulla mia vita. Io parlo con l'assessore, io la denuncio! Parla col sindaco. Ma veramente c'è gente sballata sul serio, eh? Senta, qui abbiamo già troppi problemi. Cerchi di trovare questa persona che scrive il romanzo e lo faccia smettere. Altrimenti, maresciallo, sarò costretta a trasferirla per incompatibilità ambientale, glielo dico. Mi provoca danni sul lavoro. Se questo maresciallo le somiglia tanto, allora l'autore potrebbe essere qualcuno che la conosce bene. Certo, ma comunque mezza idea ce l'ho. Cioè? Questo sicuramente è un collega di Spoleto. E non potrebbe invece, che so, essere una donna come me? L'ho escluso. Bene. Ehi, com'era? 3 colpi ciao, 2 colpi chiamami, giusto? Veramente era il contrario. Però sono contenta che hai chiamato. Come stai? Ho passato tempi migliori, diciamo. Ti ringrazio un sacco del pensiero. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Entra, entra. Non so. Avrei dovuto parlarti di Franco e mi dispiace, però... Io quando l'ho sentito non gli ho detto assolutamente nulla del caso, ma non ho accennato a nulla. Marco, lo so, ti conosco, lo so che non gli hai detto niente. Io invece stavo pensando anche... Marco, devo dire la verità su Sergio. Tu ti sei preso la colpa, ma la colpa è mia. E se diciamo la verità adesso, la tua situazione si alleggerisce. Su questo non sono d'accordo. Se tu ti denunci, Anna, sospendo anche te. E sarebbe giusto così? No. Sì. No, perché tu mi servi in caserma. Franco una volta mi ha parlato di 2 amici. Uno sta a Foligno, l'altro albino. E forse potrebbe essere nascosto da uno di loro. Va bene, appena posso liberarmi, andiamo a verificare. Oddio, e mio padre, adesso che faccio? Che gli dico? Buttalo. Non posso, ma che stai dicendo? Mio padre, butta quel telefono. E ora? Mio maresciallo, ha notizie del capitano Olivieri? Veramente no, signor colonnello. No, eh? Tu sai che se Valente scopre questo appostamento tu farai la stessa fine, vero? Marco, quello che hai fatto tu per me quando ho combinato quel casino con Sergio non c'è paragone.
Quello fatto per te. E lo rifarei. Valente, Valente. Signor colonnello, mi dica. Dove sei? Io sono su Franco Fanelli. Ho una pista. Una telefonata anonima. Sì, certo. Anna, stai mettendo a rischio la tua carriera, ma ne vale la pena? Devo andare, mi dispiace tantissimo. A domani, devo andare ora. Ce l'hai bevuta? Sì. Penso di sì. Sì, Clementino Limoni ora è guarito. Ma certo, sì, può essere dato a una famiglia. Un paio di giorni, giusto per preparare le carte. Bene, allora grazie, arrivederci. Ti va di fare due tiri al poligono? Ma che ci fai qua a Perugia? Pensavo fossi in Afghanistan. Una piccola sosta prima di ripartire per la Siria. Tu? Da quanto sei qui? 5 anni, 6. Perché? Perché non è quello che volevi. Le cose cambiano. Le cose sì, ma le persone no. Cos'è che vuoi? Pronto, Anna? Marco, abbiamo arrestato tuo fratello. Arrivo subito. Quindi lei mi sta dicendo che è stato il PM Nardi a suggerirle di scappare. Sì, certo. Non è possibile, non è possibile. È la verità, che ci crediate o no. E allora ve lo ripeto ancora una volta, non ho detto assolutamente nulla a Franco dell'indagine. C'è la testimonianza di suo fratello. Testimonianza di chi? Di un potenziale assassino? Anche la faccenda della cava non gioca a suo favore. Colonnello, le devo dire una cosa. Non c'è assolutamente nulla da dire. Marco. Niente, niente. Immagino di essere indagato per favoreggiamento, giusto? Giusto. Ok. Si tenga reperibile. Certo. Marco non ha fatto niente. Lo conosco, te lo assicuro. Non ha fatto niente. Anna, io lo capisco quello che vi lega, ma credimi, a volte le persone più vicine a noi sono quelle che conosciamo meno. Adesso il PM è accusato di favoreggiamento. Cioè, rischia la prigione. Andrà tutto bene. Non fare sciocchezze, Anna. Se tu ti denunci, devi dire addio alla tua promozione. Sai cosa significa questo? Cosa? Che dovrai restare per sempre a Spoleto. E allora? Anna, tu non vuoi stare qua? E non hai mai voluto stare qua. Sì, però... così devi dire addio alla tua carriera anche tu, quindi. Ah, io non voglio mica salire di grado e andare in Pakistan. Sto bene qua, eh. Lo sai che oltre alla tua carriera rischi anche la prigione, no? No, e dimostrerò a Valente che si sbaglia, non c'entro niente in questa storia. E tutto andrà a posto. Anna. Tu non devi aver paura di diventare quello che vuoi essere. Tu ti meriti di essere felice. Ehi! Hey. Cos'è? Ah, no, no, no. Qui è Valentina, è un gioco stupido che... beh, lascio perdere. Sei stata tu. Devi parlare con il maresciallo. Deve darsi una calmata. Ha detto che non potevo essere io l'autrice. Lui proprio non mi vede. Mi devi promettere che gli dici la verità. È importante. Grazie. Che cosa c'è? Sono 2 giorni che sei strano. Ieri sera ti ho anche chiamato al telefono. Non l'ho sentito. Comunque tranquilla, è tutto a posto. Beve l'acqua. Manzoni beve l'acqua. Quindi lei ieri non ha parlato con mia madre? Ci ho parlato. E che le ha detto? Mi ha detto... Sei un uomo di niente, Ertavo. Lascia la clava, troglodita. Perché non hai detto la verità a Cecchini? Perché è un troglodita, ecco perché. Perché anch'io ho diritto a una parola gentile, essere amata con attenzione. No, l'amore no, non mamma, è teoria. Discorsi sull'amore, la tua età io non ce la posso fare. Perché c'è un'età per essere amati. Non ho detto questo. Tu non vuoi essere amata. Sì, certo. E allora ascoltami bene. Gli anni passeranno. Arriveranno le rughe, i capelli imbiancheranno, ma questo bisogno, questo desiderio,
non sparirà mai. Allora cosa devo questo invito? Volevo parlarti di una cosa. Ti ascolto. È sul caso Sergio Lacava. L'unica colpa che ha Marco è quella di essersi preso la briga di difendermi. Il casino l'ho combinato io, è colpa mia. Devo prendermi le mie responsabilità. Sai che significa questo, vero? Niente promozione. Probabilmente resterai inchiodata qui per anni. Beh, non si sta poi tanto male qui, no? Ok. Ma come ti viene in mente? Come ti viene in mente di scrivere questo e farmi fare a me la figura del cornuto? Eh? La colpa è tutta tua. Perché tu sei l'uomo più maschilista, più egoista che io conosca. Tu non riesci a guardare tanto così al di là del tuo naso. Brava. Ah, saputo di Marco? Sì. Posso farle una domanda? Certo. Lei è stato ovunque, in Messico, in Brasile. Voglio dire, non le manca quella vita. Sant'Agostino diceva che tutti noi abbiamo un cuore inquieto. Ci spinge a partire, all'avventura, a volere sempre di più. E quasi mai ci fa vedere la felicità, anche quando ce l'abbiamo davanti agli occhi. Grazie. Elisa, dai, lo so che sei lì. Mi apri. Vattene, non ti voglio più vedere. Perché sono uno stupido, sono un troglodita, sono egoista e insensibile. Elisa, io sono stupido soprattutto perché non ti ho mai detto ti amo. Io ti amo. Nino. È bravo maresciallo. Alla fine di quest'incubo. Mi piace. Grazie. Sono io che devo ringraziarti, Marco, per aver rischiato la tua carriera per me. O meglio, lo farei 100 volte ancora. Poi, visto che non c'è stato bisogno alla fine di dire niente. Cosa c'è? Ho detto qualcosa di strano? Che c'è? Cosa fai? Ho detto a Valente che non c'entri niente col caso di Sergio. Io non capisco. Ma perché continui a fare le cose di testa tua, tu? Ma perché l'hai fatto? Marco, non ti puoi prendere delle colpe che non sono tue. Ho capito, ma tu hai i tuoi progetti, hai tutti i tuoi piani per il futuro, la tua carriera adesso? Niente, ho capito che a Spoleto poi non si sta così male. Vado, devo andare. Ti rendi conto della gravità di quello che hai fatto? E il dottor Alunni generosamente ha deciso di non sporgere denuncia per il furto del tesserino. Ringrazia Don Matteo. Ringraziarlo? Ma se mi hai detto solo cazzate! Prima mi dici che posso prendermi cura di mio fratello e poi lo dai in adozione senza dirmi niente! Ti ho sentito al telefono! Che lo vuoi dare a una famiglia! Sì, ma solo in un affido temporaneo, finché non avrai 18 anni. Don Matteo sta facendo il possibile per trovare una famiglia qui, a Spoleto. E non separarli. Federico! Greta, mi dispiace. Cosa? Che hai rubato il tesserino di mio padre oppure che hai provato a rapire un bambino? Fede, tu mi hai usata, come fanno tutti. Allora, maresciallo, ha risolto i suoi problemi? Grazie a lei l'ho risolto. Se non era per lei io non avrei capito niente. Don Matteo, lei fa tanto per me, io non faccio mai niente. Non è vero. Lei mi ha insegnato cos'è un amico.